Il Presidente Draghi è rimasto coerente con la proposta fatta già nel giorno in cui ha chiesto la fiducia alle Camere, priorità all'azione educativa. Non abbiamo fatto un passo indietro, io devo dire che la Ministra Gelmini ha lavorato con le Regioni, si sono resi conto che da un punto di vista organizzativo si dovesse lasciare uno spazio all'autonomia scolastica e territoriale. Oggi abbiamo un tema, un problema educativo, sì, lo abbiamo. Oggi i ragazzi, i nostri adolescenti, sono stati purtroppo sottoposti all'obbligo di rimanere in casa e di poter vivere l'esperienza di crescita, l'esperienza di formazione. Non nel contesto ottimale. Ecco, io credo che questa responsabilità è un appello che faccio, l'ho fatto tante volte e lo rifaccio per prima me stessa, ma a tutte le istituzioni, a tutte le forze politiche. Ritorniamo a mettere al centro, in modo prioritario, la scelta educativa, l'azione educativa, a partire adesso da questo ultimo mese di scuola, nell'estate, nella quale dobbiamo investire risorse, occasioni, rimettere in campo quella rete straordinaria, la cultura, i musei, la musica, lo sport, l'educazione non formale, per riportare questi ragazzi in una dimensione di relazione, di esperienza, di condivisione. E poi facciamo in modo che dal prossimo anno non accada più che ci siano pezzi non organizzati, trasporti non organizzati, certo, ci siano trasporti organizzati, tamponi.